Filosofia col cubo. In questa rubrica parliamo di questioni filosofiche a partire da questo, il cubo. Oggi in particolare vorrei porre questa questione: ma la contraddizione è reale? È possibile che una cosa esista come contraddittorio? È possibile che questo sia cubo e non cubo? È possibile che questo sia cubo e sfera? Punto di domanda. Cos'è la contraddizione? La contraddizione è tecnicamente ciò che è falsa a priori, ciò che, cioè, indipendentemente da come stanno le cose, sono sicuro che una cosa contraddittoria è falsa. Facciamo appunto questo esempio, no? Poniamo che questo sia cubo e sfera, cubo e non cubo, no? Allora, cerchiamo di farci la tavola di verità, molto semplice, no? Contraddizione, questo è cubo e non cubo. Allora, ammettendo che sia vero che questo è cubo, avremo che è vero che è cubo ed è falso che è cubo. E quindi questa contraddizione, cubo e non cubo, è falsa nel caso si ammettesse che è vero che questo è cubo. Ammettiamo che invece è falso che questo affare è cubo. Avremo comunque che è falso che è cubo ed è vero che è non cubo. Falso e vero mi dà sempre falso. E quindi, sia ammettendo che questo è cubo, come nel primo caso, sia ammettendo che questo non è cubo, come nel secondo caso, avremo comunque sempre che la contraddizione corrispondente, questo è e non è cubo, è sempre falsa. Quindi, cosa vuol dire che una cosa è falsa? Una cosa che è falsa non esiste. Non esiste. La proposizione falsa non denota qualcosa di esistente. Ma allora vediamo che in tutte le possibilità, in tutti i mondi possibili, in questo caso ci sono solo due mondi possibili perché la variabile è una sola, sia che si ammettesse che questo è vero che è cubo, sia che si ammettesse che è falso che questo è cubo, la contraddizione, questo è e non è cubo, è sempre falsa, cioè denota il nulla. Da ciò che cosa si evince? Si evince il fatto che la proposizione contraddittoria a e non a, questo è e non è cubo, è falsa, cioè non denota nulla. La contraddizione non denota nulla di esistente. Non è possibile che una cosa sia cubo e assieme non cubo. E quindi ciò che è contraddittorio non esiste, si potrebbe affermare ciò, non, anzi direi di più, non solo non esiste, ma a priori non esiste, cioè io so già prima di fare esperienza di questo cubo che se questo cubo fosse e non fosse cubo non potrebbe darsi in alcun modo. Questo cubo si dà perché è cubo, no? E quindi la contraddizione, questo è e non è cubo, è sempre falsa e quindi non denota nulla e quindi non ci possono essere oggetti contraddittori, mentre l'identità, il cubo è identico al cubo, è sempre vera e tautologica. Io so che una cosa è identica a se stessa ancora prima di farne esperienza, insomma, so già che, non so, se mi si dice un termine in una lingua straniera che non conosco e mi si dice quel termine denota una cosa che è uguale a se stessa, io so per certo che se quella cosa esiste è certamente uguale a se stessa. Quindi C uguale a C, se C esiste, è dice sicuramente una cosa vera, mentre sia nell'ipotesi che C esista, sia nell'ipotesi che C non esista, la contraddizione C e non C dice sempre il falso perché è una contraddizione, oggetti contraddittori non possono esistere. Questa è, diciamo, la tesi che solitamente si porta avanti quando si parla di contraddizione. Tuttavia,
Tuttavia, ed è qui che arriva la questione interessante, c'è un gruppo di filosofi, e tra questi non ci sono esattamente degli sprovveduti, perché tra questi filosofi troviamo gente del calibro di Platone e di Hegel, i cosiddetti dialettici, sostengono invece che la contraddizione è reale e che anzi è proprio questa banale identità a non essere affatto banale, ma appunto anche questa identità può essere reale proprio sulla base della contraddizione, perché non è possibile che qualcosa venga posto, esista, se non è contraddittorio. Questa è la tesi dei dialettici. Quindi non solo la contraddizione esiste, ma per i dialettici una cosa per esistere deve essere contraddittoria, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che per dire che C è uguale a C, io devo già porre come elemento costitutivo, intrinseco di C anche l'uguale, ma l'uguale è diverso da C. E quindi è sempre necessaria la differenza e quindi la contraddizione, l'essere e non essere sé per potersi affermare, per potersi affermare come esistente. Questa è un po' la tesi dei dialettici. Cioè, facciamo l'esempio del nostro cubo. Allora, in questo momento, tu che guardi questo video, non è che stai vedendo un cubo, stai vedendo due lati, ora stai vedendo tre lati di un cubo. Quindi, per vedere il cubo, tu devi vedere tre lati che non sono il cubo, ma non potresti vedere il cubo se tu non vedessi dei lati del cubo. Al contempo, quando vedi il cubo, vedi tre lati. Quando vedi tre lati, vedi il cubo. Ma i lati del cubo non sono il cubo. Eppure il cubo non potrebbe essere posto se non assieme ai tre lati. Il cubo non è mai dato, sono dati i lati, ma anche i lati in fin dei conti sono dati sempre a partire da quel cubo che non è mai dato empiricamente, perché non posso esperire il cubo da tutti i punti di vista, sto vedendo solo da tre lati. Ma se io dico sono tre lati del cubo, in qualche modo sto sempre prendendo assieme questi tre lati con il cubo nella sua interezza. E quindi il dato è sempre oltre se stesso e ciò che è oltre il cubo non può essere mai posto a prescindere dalla sua negazione, dal suo altro, cioè i lati. Ecco allora che è qui il discorso dialettico, la contraddizione è reale proprio per questa ragione. Non posso avere il cubo senza avere i lati, ma anche i lati che sembrano dati in modo immediato, li vedo, li percepisco immediatamente. In realtà io quando li sto percependo come lati, li sto percependo già come lati di cubo, altrimenti percepirei semplicemente dei colori, per dire. Anche qui ogni cosa che è percepita non è meramente percepita, ma è sempre data sullo sfondo. Già il fatto che dico questo è color arancione, in realtà sto già andando oltre il mero dato percepito, perché l'arancione è già qualcosa di universale. Questa è una percezione che non può essere definita. Non può essere definita. E quindi ecco che ogni volta che definiamo, che poniamo qualcosa come stabile, stiamo sempre cadendo in contraddizione, cioè lo stiamo sempre ponendo insieme al suo altro. Ecco allora che viene rovesciata questa tesi logica astratta. Non è vero che la contraddizione ci e non ci è irreale, ma anzi, per dire ci, per il dialettico, devo sempre anche dire non ci. Per dire il cubo, devo sempre dire anche il lato del cubo. Si potrebbe dire, vabbè, ma tu quando stai dicendo il lato del cubo, stai dicendo il cubo e il cubo è identico a se stesso anche a prescindere dal lato. No, perché quando dico il cubo, non sto dicendo il cubo in generale, sto dicendo questo cubo particolare. Qui io sto vedendo lati non di un cubo astratto, altrimenti farei logica astratta, ma sto dicendo lato di questo cubo qui. Questo cubo qui che è diverso dagli altri cubi.
Anzi, a rigore, io non posso nemmeno essere sicuro che questo sia un cubo. Magari me lo giro, a un certo punto scopre che manca un angolo, e allora non è più un cubo. E quindi che cosa vuol dire tutto questo discorso? Vuol dire che non c'è mai un dato astratto, ma il dato si basa sempre su una irrealtà che lo eccede e che eccedendolo lo nega. Il dato, per esempio il cubo, è sempre contraddittorio, se lo intendiamo in modo concreto e non meramente formale. Perché il cubo si dà sulla base della sua negazione. Per affermare l'identità, devo affermare ciò che nega l'identità. Per affermare il cubo, devo affermare ciò che negando il cubo mi permette di porlo, cioè i lati. Ed effettivamente io vedo sempre lati di un cubo, mai semplicemente un cubo. Se vedo solo il cubo, sto facendo un discorso astratto, ma per fare un discorso astratto, per vedere il cubo senza lati, in qualche modo i lati devo averli visti, no? Io posso fare un discorso astratto, la logica formale ragiona in modo astratto, cioè dice ci sono le contraddizioni che sono impossibili. Si può fare un discorso formale, astratto. Per esempio, io posso dire esiste il mondo esterno indipendente dalla mia coscienza. Io posso dire, le scienze lavorano spesso e volentieri così, ma il fatto che io possa fare astrazione del mondo rispetto alla mia coscienza è perché da principio c'è stata un'unità della coscienza con il mondo. Cioè, il fatto che io posso dire che la realtà è discreta, è fatta di tanti punti astratti, lo posso dire a partire da un continuo dal quale mi ricavo il discreto, l'astratto. Ecco, per dire questa roba qui, che la contraddizione è impossibile, devo anzitutto aver posto la contraddizione come reale. Per vedere il cubo senza i lati, devo anzitutto aver visto il cubo come negato concretamente dai suoi lati. No, questo vuol dire che il concreto non è dato da una mera somma degli astratti. Qui la logica formale ragiona appunto in termini vero funzionali, cioè questa proposizione ci e non ci deriva da una mera somma di parti. Allora, se questo è vero e questo è falso, vero più falso fa falso. Mentre quando io dico che il cubo concretamente è qualcosa che eccede i lati. Non sto dicendo che ho un lato più un lato più un lato, sei lati fanno il cubo, ma sto dicendo che il cubo è una eccedenza irriducibile alla mera somma dei dati. Ecco che la mera somma dà una logica astratta che mi dice la contraddizione è impossibile, mentre quando ragiono per interi che sono più della somma delle parti, in questo caso devo affermare la realtà della contraddizione, cosa molto molto condivisibile, a mio avviso, che già Platone aveva molto bene espresso alla fine del Teeteto, quando Platone parla del carro e dice: il carro ha 100 parti, ha 100 pezzi. Caspita, sarei veramente un grande conoscitore del carro se conoscessi tutti i 100 pezzi del carro. Però dice Platone, ma alla fine non è così, perché se io riduco la conoscenza a mera analisi astratta, a mera scomposizione di parti, io in realtà non conosco mai niente. Perché se la conoscenza è scomposizione di parti, io ad un certo punto arriverò a delle parti che non sono scomponibili, e quindi che non sono conoscibili e quindi non avrò conosciuto nulla. Invece la conoscenza deriva sempre da una relazione tra la parte e quel tutto che eccede la somma delle parti. E questo tutto, questo holon, questo intero che è più della somma delle parti, è quel non che appunto non è dato, ma che è la condizione di possibilità di ciò che si dà. E proprio questa eccedenza implica la realtà concreta della contraddizione. E solo sulla base di questa realtà concreta della
contraddizione, possiamo poi negare astrattamente la contraddizione come reale sul piano della logica formale. C e non C. Il cubo non può essere anche non cubo. Per dire questo, per dire che il cubo e non cubo è impossibile, devo affermare concretamente l'eccedenza del cubo rispetto a se stesso, realtà della contraddizione. Questo dice un po' il pensiero dialettico.